Ciao a tutti amici collezionisti e non solo, quest'oggi andiamo a aprire questa rivista Bomber della Panini, nella quale c'è in omaggio due figurine limited edition, due card e due bustine di Adrenaline da andare a scartare. Adesso apriamo il blister. Ricordiamo la rivista con le Adrenaline costa 3,90 euro. Le card in omaggio sono queste. Limited Edition, Andrea Poli, ne va bene. E poi abbiamo questo qui, quindi è come se la card in omaggio fosse una sola. Allora, vedete la rivista, ci sono quattro poster, c'è Andrea Silva, Higuain, Icardi e poi lasciamo stare. Poi in omaggio c'è il calendario della Serie A e poi c'è scritto alla conquista dell'Europa con le tre partecipante alla Champions League, Juventus, Napoli, Roma, con Dzeko, Hamsik e Dybala, diciamo gli uomini più rappresentativi delle tre squadre. Qui c'è l'indice, qui si parla big match di Napoli, Juventus, poi c'è Daniele De Rossi, Gabriel Omar Battistuta, il mercato dei record con Neymar. Poi c'è qui l'altro indice che parla di Focus, bentornato campionato, intervista a Mirka Andolfo, il ballo delle debuttanti alla conquista dell'Europa, non solo calcio, Valentino Rossi, la moda dei campioni, Messi Style e Cruci Gol. Qui parla dei big match, come ho visto prima, e il primo big match è Juventus-Fiorentina. Parla i Bernardeschi contro Chiesa, ex compagni di squadra alla Fiorentina. Poi c'è Lazio-Napoli, Immobile contro Mertens. Poi c'è Torino-Juventus, vedete qui Pjanic contro Lago Falche. Milan-Roma c'è Kessié e Nainggolan. Come vedete poi ci sono tutte le curiosità sul match che si va a disputare. Bentornato campionato. Qui parla di tutte le squadre, Benevento, al primo campione in Serie A, l'Atalanta, ci sono tutte le statistiche, miglior piazzamento, le presenze in Serie A della squadra, il veterano, il giovane, il leader. E via discorrendo delle varie squadre. Poi andiamo avanti. Mirka Andolfo, chi è? Mirka Andolfo, fermata illustratrice e colorista. E via dicendo che ha fatto questo logo qui della Juventus. Il futuro adesso, parla di capitan futuro Daniele De Rossi, vedete qui molto giovanissimo, qui con Totti. Il ballo delle debuttanti, nel 2013 era il Sassuolo, nel 2015 Carpi e Frosinone, nel 2017 il Benevento e nel 2016 il Crotone. Qui ci sono i poster di Higuain, Icardi, il calendario dove si possono segnare anche tutti i punti, il calendario che però è rovinato da quello che c'è dietro, che è questa pagina qui che sabato vuole risparmiare. Poi c'è il poster di Andrea Silva, poi c'è il mercato dei record e parla di tutti, diciamo, i trasferimenti record che sono stati fatti in questo calcio mercato da Neymar, Bonucci, il Milan che ha rinnovato tutta la squadra spendendo diciamo tanto, Schick, Patrick Schick della Roma, Mario Rui del Napoli, Lucas Leiva della Lazio, Skriniar dell'Inter, vabbè e così via. Ci sono tutti gli acquisti di questo calciomercato, quelli più importanti. Alla conquista dell'Europa, qui c'è Ronaldo e Messi e Neymar, poi c'è una cosa riguardante la Juventus, la Roma, il Napoli di Sarri,
grandi d'Europa, l'italiana in Europa League, quindi c'è Milan, questa squadra qua e l'Atalanta. Qui poi parla di Gabriel Roma Battistuta, come vedete c'è anche una figurina ai tempi della Fiorentina, qui è con la maglia della Roma. Poi Valentino Rossi, Messi Style, parla dei look di Messi. Qua ci sono delle domande su Immobile e qui poi ci sono altri indovinelli sui vari calciatori. Questo è la pagina finale nella quale poi c'è scritto di queste carte speciali che si troveranno in edicola dal 15 ottobre e qui abbiamo Donnarumma, Premium Oro, e Insigne e Dzeko, sempre Premium Oro, sono delle carte speciali e noi non ce lo perderemo. Questa è la parte finale che pubblicizza proprio le Adrenali. Adesso andiamo allo spacchettamento delle bustine. Abbiamo trovato queste due carte Limited Edition. Questa è questa squadra qua che non la nemmeno contempliamo. Poi abbiamo Andrea Poli del Bologna. Come vedete 85 potere difensivo, 90 controllo di gioco e 86 in attacco. Un'ottima carta. Adesso andiamo ad aprire una delle prime due bustine. E abbiamo Pisacane del Cagliari con livello difensivo 71, 68 di controllo gioco e 65 di attacco. Poi abbiamo Lirola 77, 76 di controllo di gioco e 70 di attacco. Poi abbiamo Marchisio 82, 85 e 77 di attacco. Poi abbiamo Skriniar 80, 73 e 68 di attacco. Poi abbiamo Missiroli 72 di difesa, 76 controllo di gioco e 70 di attacco. E poi abbiamo la card portierone, che per adesso noi non abbiamo mai trovato una carta portierone, che è Consigli del Sassuolo, che ha 91 di livello di difesa, 76 controllo di gioco e 47 di attacco. Ottima carta. Adesso andiamo ad aprire un'altra bustina. E troviamo Cornelius dell'Atalanta con 65 livello difensivo, 75 di controllo del gioco e 78 di attacco. Poi troviamo Angella dell'Udinese, 75 potere difensivo, 72 controllo del gioco e 67 di attacco. Joao Pedro, 67 livello difensivo, 77 controllo di gioco e 73 attacco. Poi abbiamo Paloschi della Spal, 63 livello difensivo, 76 controllo di gioco e 81 di attacco. Dopodiché troviamo De Sciglio, ottima guard, 82 livello difensivo, 77 controllo di gioco e 68 controllo di attacco. Mamma mia, abbiamo trovato una carta speciale, ma non avrei mai voluto che fosse una carta così. L'ultima carta è Felipe Anderson Stella, quindi una carta speciale, 83 livello difensivo, 97 controllo di gioco molto alto e 91 invece è il livello di attacco di questa carta. Eccoci qua, queste sono le carte che abbiamo trovato con le due speciali Limited Edition, quindi poi abbiamo trovato le altre due speciali, che ce n'è una a confezione, che di solito sono
idoli. Questa volta abbiamo trovato una stella e un portierone, che sono due carte difficili da trovare. E questo è quanto. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti!